Assessore Cinzia Mirabella, disagi per i cittadini di via Sant'Elena a causa della pratica del trasbordo, come mai non funziona? Che non funziona, sì, è sotto gli occhi di tutti che ci sono delle mancanze, la politica sta cercando soluzioni che non sono così semplici, perché ovviamente abbiamo bisogno dei luoghi deputati per poter fare questo, quindi dei luoghi autorizzati. Abbiamo verificato anche verso privati, le risposte in questo momento non sono così positive, quindi stiamo verificando soluzioni alternative, anche di poter farlo in più luoghi, quindi da non mortificare sempre le stesse zone, quindi sempre gli stessi cittadini che non riescono a dormire la notte per rumori, per cattivi odori. Continua il braccio di ferro dell'amministrazione con la ditta? Questo sì, continuiamo, ma non perché c'è un accanimento verso la ditta Buttolo, assolutamente. Noi abbiamo sempre detto che chi vuole lavorare è ben accetto, il problema è soltanto che attualmente continuiamo a vedere delle mancanze, delle forniture che ancora non sono arrivate, quindi è ovvio che dalla parte della politica c'è un'attenzione e anche un'arrabbiatura, se è concesso il termine, perché ovviamente c'è chi paga ma c'è chi non riceve un servizio. Chi è rientrato dalle vacanze ha trovato ancora una volta la città purtroppo sporca. C'è chi è rientrato alle vacanze e c'è chi le vacanze non le ha proprio fatte, io insieme a quei cittadini, quindi siamo stati qui a Torre del Greco per trovare queste soluzioni. Lettere infuocate sono state scritte da parte di questa amministrazione e altrettanto da parte degli uffici, ci sono state delle azioni forti che avevamo già annunciato prima dell'estate, che stanno avendo un loro decorso, quindi dovremmo avere dei risultati. C'è sempre stato un problema di ingombranti, soprattutto in alcune zone della città, ma è sotto gli occhi di tutti che insomma il prelievo non funziona, perché quasi tutti i giorni la città è sporca. Allora, per la questione ingombranti si è lavorato proprio soprattutto su questo, perché abbiamo trascorso un'estate dove continuamente la politica andava a verificare se il centro della Santissima Trinità fosse aperto, quindi più volte abbiamo anche chiamato le forze dell'ordine perché per registrare che la ditta chiudeva e apriva in orari in cui doveva rimanere aperta. Abbiamo verificato anche la fattibilità di aprire altri centri, quindi per la settimana prossima ci auguriamo, quindi incrociamo le dita che tutto possa andare a buon fine, stiamo verificando di aprire la Santissima Viale Sardegna, oltre alla Santissima Trinità anche Viale Sardegna, stiamo verificando la fattibilità di poter concedere a Viale Sardegna un punto per il ritiro dei RAE. Sono stati anche intensificati i controlli con le fototrappole per stanare gli incivili, soprattutto nelle zone più critiche. Continuiamo con la Polizia Municipale a stanare persone che continuano a sversare illecitamente rifiuti. Nei giorni scorsi abbiamo visto che purtroppo abbiamo registrato che ci sono anche persone che con motorini dove si oscurava la targa depositavano illegalmente dei rifiuti, sono state fatte delle indagini, continueranno per verificare chi possono essere queste persone, per capire anche la finalità di questo deposito, se è mirata, se è per un danno d'immagine voluto che si vuole fare a Torre del Greco. In programma anche a breve la consegna dei nuovi kit per la differenziata. Sì, si prevede che per il 13 settembre dovrebbe iniziare la distribuzione delle buste, i calendari saranno gli stessi di quelli precedenti, quindi per evitare di disabituare la cittadinanza. E ovviamente sarà tutto ufficializzato con un avviso pubblico, quindi avremo modo di pubblicizzarlo. Incrociamo le dita anche su questo, quindi per il 13 settembre dovremo partire.